pensavo di trovare così tanta roba comunque. Cioè, è comunque sono venuti qua a rubare sicuramente. No, ma per me ha portato via tutto, cioè, si figura. No, A però dico a fare il giro. però con i mobili, cavolo, sono ancora integri, eh. Cacchio c'è dentro, cosa saranno? Sembra un po' male riuscita a mettere questa Cioè, questo era il Bennett. Poi dentro qua tutto è rimasto, eh. Pazzesco, queste sono le casse. Noi siamo venuti da là. Dobbiamo completare questa parte qua. Team. Ecco, e fare i due corridoi qua. Questa Infatti, guarda qui. Mi è la team. scusi, vorrei un telefono. Sì, qua mettevano i telefoni, i cellulari. Queste torrette qua. Ascolta lì andiamo di là allora praticamente adesso abbiamo fatto il giro sì di là che siamo tutti di qua possiamo fare un e adesso picchio di dobbiamo lì e poi andare di là. sì. Questo è il Bennett, ragazzi. È rimasto tutto. Andiamo avanti qua. Minchia, qua è buio di brutto, eh. Questo cos'è? C'era sin dei faretti. Ah, mi fa pensare che sia un negozio illuminazione. Eh? No? Non c'è niente qua. Vediamo se c'è l'acqua. Sì. C'è l'acqua. Acqua, minchia. Chiama l'acqua. Era grande sto Bennett. Ah, riparto Suggerati. sul gelato. Facciamo una bella foto.
salmo di raghi e vegano. Qua mi sa che sono tutti vuoti. La cucina delle scarpe. Lo facciamo noi le chiavi, quelle cose lì. Sì. Ovale, la sigaretta elettronica. Qua l'ho devastato un po'. Ma non penso che sia venuto qualcuno qua a devastare, mi hanno lasciato così però. Ma no. Sì, sono anche tutti gli altri. No. Evidentemente. Eh sì. No, non è molto conosciuto questo posto qua. Cioè meglio, è conosciuto per chi ci abita. O chi ci viene dopo me. Per me non ha lasciato. Però per gente da fuori. No, ma per me non ha lasciato così proprio. Cioè guarda qua, minchia. Secondo me non ha lasciato proprio così. Cioè vuoi che non abbiano analizzato? No, loro quando hanno tirato fuori tutto, quello che non serviva l'hanno cagato proprio. Questo così, mi ricordo più. No, se tu guardi, ci sono un giro cose qua. Roba di timbri qua. Ma c'è. Quanti bagnomani che ci sono? Hai visto? Questo è del 2013 sto giornale. Cosa stai? Mi sa che era proprio tutto un euro qua. Ah, magari sarà. Negozio di cinesi, magari. Cinesate. Ma questa roba? Carina. Militari, sì, giochi. Anche qua giochi. Ma vedi anche la. Il muro com'è, insomma è tipo a tema di qualcosa. Quello tutto un euro. Minchia ste! Vieni qua. Ancora pieno. Pieno. Minchia. Pieno a dir poco. Ma è roba tipo cinesato, sicuro. Vabbè. Pazzesco. Vedi che cazzo di giochi sono? I giochi portatili solitario. Adatto per un giocatore. Incredibile. Aspetta che esco nella guardia. Cucchiaini, guarda. Un euro. Incredibile. Guarda lì Aladino. Porca troia che belli. Della birra? Giusto? Sì. Anche qua c'è anche un lettore DVD o Blu-ray, non so che sia. Posate. Ah, madonna. Ah, puoi mettere un negozio di casalinghi. Qua
una sorta di magazzino, però vedo delle tubature qua, dei tubi, robe magari di caldaio, quelle cose di stufette. Ah, eccoli, c'è il cartello, caldaio, giusto? Termoidraulica. I caldaie, sì, le stufette. Sì, beh, questo non c'entra un cazzo perché... No, beh, è ovale. O l'hanno portato qua. Cabina doccia 90x90. Euro 1250. Okay. Ah, ma questo è un bar. Bar Loris. 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 C'è una mia iscritta che si chiama Lori. Io sono ancora buono. No, io non li provo. Sì. Sono ancora i fazzolettini, tovaglioli. Oh, guarda qua, vieni ste. Guarda, tabelle piatti freddi. Tabelle piatti freddi, spuntini. Elaborati crudi, elaborati pesce. Hai visto? Tutti gli ingredienti. Per come fare i panini. O altra roba. Cazzo, siamo andati dove siamo finiti, già. Soprattutto trovare tutta questa cosa, tutte queste cose qua. La testa. Ok, qua quasi vuoto. Anche qua mi sa che è un negozio di ravelli, quello delle camini, giusto? Sì. Non lasciate aperte, dici? Ah, sì. Questo, chiuso. Anche qua c'è... c'è un poster di un, di una stufa. Tutto vuoto qua. Sistema casa. Ah. Termocamini, termocamini, termostufe, termocucine. È il magazzino? Eh sì. Allora, questo è abbigliamento, sembrerebbe, no, no, cos'è? Camerino. Un negozio di abbigliamento. Babbo Natale, ti interessa? Vale, un po' un pupazzino. C'è il coso del banco, ma c'è il post. Che non hanno portato via niente.
E io dico, se sai che sei, stai per chiudere, cioè lasci tutto qua. Ovviamente, altro negozio di abbigliamento, Moda Milano. A parte quei due manichini stupendi, meravigliosi, completamente vuoto. Qua, roba di Natale. Gli alberi di Natale. Non c'è nessuno. Era periodo natalizio. Sì, ottobre. Insomma, non è un po' presto ottobre. No, iniziano già per avanti. E quanta legna? Manca questo e quello, giusto? Questo. Vivi la convenienza delle nostre promozioni. Qua non ne ho proprio idea. Energie rinnovabili. Questo deve essere stato un negozio di, che vedi, energie nuove, energie rinnovabili, tipo di pannelli fotovoltaici, pannelli solari. A parte che c'è un po' un misto di cianfrusaglie, qua avremo i soliti bagni, tipo sgabuzzini qua. Sembra che stavano ristrutturando, no? No, per me ha staccato via le cose che gli serviva. Dici? Vabbè, anche. Ma vedi, qua c'è il muro con scritto ancora le misure e tutto. Quando l'hanno fabbricato, gli ho messo sopra il. Ah, che c'era davanti il. L'esposizione. Vabbè, proprio. Sono cose incollate. Una, due, e tre. E comunque 2004-14 design. Sì. Ok, Beauty Farm. Vuoto. Sì, tutto vuoto.